Buonasera, benvenuti, buon lunedì, come sempre ci siamo noi di Corner per parlare di quello che è accaduto ieri a Catania. La sfida con la Casertana ha portato 3 punti importanti che consentono alla squadra di Toscano di rimanere incollata praticamente, appena una misura sotto al terzetto che in questo momento conduce in classifica. Per parlare di questo, come sempre, c'è accanto a me Angelo Patanè. Ci siamo divertiti ieri. Per tutta Angelo, la partita. Angelo, dopo. Buonasera. Abbiamo tempo, Angelo, abbiamo tempo. Buonasera, che sono appena atterrato e quindi ho proprio il jet. Buonasera ad Alessandro Dagliasindi. Ben ritrovato, buonasera. Bene. Alla mia sinistra stasera abbiamo Davide Mignani. Grazie Davide, buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Il direttore sportivo del Siracusa, parleremo anche di questa squadra non che solo, sta facendo non solo, solo no. Direttore sportivo del Siracusa. Ma se, anche tu stai diventando così. Non solo. Siete Monelli, ma troppo sì, cioè, Monelli. Permettetemi di salutare dall'altra parte dello studio la nostra Giulia. Buonasera Giulia. Ciao Angelo, ciao a tutti i nostri amici che ci seguite sempre da casa, siete tantissimi e per questo vi ringraziamo sempre. Se volete interagire con noi in studio, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 342-771-2855. Vi aspetto nel WhatsApp. Non ho finito ancora con i saluti perché ci colleghiamo adesso con la saletta VIP dove ci sono i cugini. Buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao, ciao, ciao. Una cosa solo a voi. No, non fare come Patanè anche tu. No, infatti mi volevo dire a Patanè alla compagine della volta scorsa. Basta. Patanè, stiamo facendo una petizione per far diventare 4 i cugini, così mettiamo Adriana per te. Brava, ci sentiamo era meglio. Settimana scorsa era migliore la formazione. Ce lo permette, noi siamo iniziamo bene questa sera. Stasera iniziamo proprio bene. Allora, noi come sempre per iniziare ci riguardiamo la partita nella copertina che ha preparato per noi stasera il nostro Massimo Ceraulo e vedete un po' che cosa ci ha preparato. Ed è un bel vedere. È un bel vedere. La gara che è iniziata proprio in questo istante per linee orizzontali con il Catania che prova un'incursione. E Casertana che ricomincia, c'è un silenzio così. Un'azione in ripartenza con Mancini che si è andato ad incuneare all'interno dell'area di rigore, non lo ha marcato nessuno e il pallone è colpito con la punta del piede. E la controllo, l'apertura e la possibilità di rimbalzo, il gol del Catania, incredibile gol della Catania che arriva con uno di quei giocatori che a noi piace da morire, si chiama Davide Guglielmotti. Da casa ci dicevano non dobbiamo mollare, dobbiamo mantenere alta la concentrazione. Jimenez per D'Andrea, possiamo caricare e soprattutto trovare lo spunto per il gol! Il gol del Catania! Gol del Catania con una fantastica diagonale di Jimenez che è andato a mettere il pallone oltre la linea del che demarca la rete di Zanellati. E ancora la lunga rincorsa di Menez che non perde il controllo di se stesso e soprattutto riesce a crederci, il gol del Catania, il gol di Inglese che va praticamente Roberto Inglese a mettere un gol che chiude la partita. Jimenez gliela mette col contagiri, Inglese la mette in fondo al sacco e noi esultiamo in silenzio perché a Caserta è così, ci sono dei campi dove non puoi assolutamente andare a fare così l'esaltato. È possibile che Patanè non possa fare l'esaltato su un campo, però uno che di campi del genere li conosce ha capito perfettamente le condizioni in cui bisogna raccontare le partite in stadi dove se poi inizi a esultare quando loro sono sotto di uno o di due gol rischi anche qualcosa e perciò
È stata una bella. In Campania è così. Anche. In Campania è così, però devo essere sincero, devo ringraziare la dirigenza della Casertana perché è una dirigenza molto attenta, sono stati davvero disponibili dall'addetto stampa, gli addetti al campo, condizioni ottimali per lavorare, ovviamente. Forse qualche steward in più ci vuole, no? Quello probabilmente sì, collocato soprattutto nei posti dove lavoriamo noi, ma ci siamo mantenuti dignitosamente con un profilo medio-basso e abbiamo esultato in silenzio comprimendo il diaframma e cercando di evitare di fare troppo casino, per dirla breve. Volevo subito coinvolgere Davide perché è un profondo conoscitore della categoria, insomma questo campionato lo conosci molto bene, hai fatto tanti anni con il Gubbio, fra altre cose hai incrociato più volte anche Toscano, insomma quando lui era... È stato a Lentini. Sì, chiaramente a Lentini, però io mi riferisco all'anno in cui si ritrovato. Sì, sì, sì. Però di Serie C anche ci sono altre avventure. Ci sono delle partite nel corso della stagione che sono dei crocevia importanti. Vincere in questo modo, secondo me, dà consapevolezza della forza della squadra. Magari in altri anni la partita non sarebbe finita così. Invece sono andati sotto, credo, conoscendo il mister, che non sarà stato contento nel modo in cui il Catania sicuramente ha preso gol, ma è rimasto in partita, l'ha ripresa, è stata lì, è stata paziente, poi ha stoccato la stoccata vincente nel momento giusto e poi l'ha chiusa in un modo, secondo me, perfetto. Questo, come dicevo prima, credo che siano vittorie molto molto importanti che possono servire da volano e da stimolo anche per le prossime partite. Difesa blindata tra l'altro quella casertana, perché era la difesa che aveva subito pochissimi gol, tanti risultati parità, in Serie Udine da 5 giornate, tanti 0-0, sembrava, e poi una partita che avrei visto sicuramente nei primi 45 minuti dove non si è giocato in realtà, erano più le interruzioni che i momenti di gioco vero e proprio. Se si guarda la classifica di queste giornate, sono tutte partite molto equilibrate che tante volte vengono sbloccate da episodi, quindi magari ci si attende uno spettacolo diverso, ma in questo girone, quest'anno, lo spettacolo si deve mettere da parte e bisogna essere molto pratici per cercare di fare risultati. Stiamo vedendo la classifica tempestiva e attenta alla nostra, ricordiamoci che stasera c'è a Crotone Avellino. Sì, però diciamo possiamo vedere e giudicare, sì. Cambierà poco nella parte della classifica, nel senso che Benevento, Picerno e Monopoli resteranno lì con un punto di vantaggio su Cenignola e Catania nella parte alta proprio della graduatoria. Io non voglio anticipare i tuoi temi, però ti voglio dire che il Catania, io ho fatto così, ho guardato un attimo il calendario, sì, e ho la percezione chiara e netta che potrebbe realizzare un filotto importante proprio, e noi ovviamente facciamo qui sotto, abbiamo i tavoli alti proprio per consentirci di fare i debiti scongiuri, ma in realtà le prime della classe, quelle quasi tutte sul versante di Se Toscano di ti sta ascoltando, lo so, mi dirà. Spegni la televisione, te lo assicuro. Ok, allora interrompo quelle che sono le valutazioni. Non facciamo previsioni, io vorrei prima sentire l'opinione da casa, cioè il sentiment che c'è tra i nostri amici che ci seguono, sì. E sono in tanti davvero. Già scrivono in tantissimi e ci scrivono: ottima reazione di squadra, andare sotto e riprendere la partita non è assolutamente facile e che anzi pone il Catania come formazione da battere. Avanti tutta con tutti, Tino Lazzara. Scrivono anche: buonasera, come si vede la mano del tecnico Toscano? Chiunque entra si mette a disposizione dell'allenatore, anche in un ruolo non suo, dà il massimo e i risultati si vedono. Comunque, io Inglese ed Jimenez li farei giocare proprio come ieri, così più freschi, saranno decisivi per tante partite. Forza Catania sempre! Buonasera a tutti voi di Corner, sono troppo felice per la vittoria di ieri, ora testa sabato per prendere il primo posto, Patenè sei un numero uno, questo è anche un messaggio per te. E buonasera, una considerazione, ieri Toscano, a differenza del mister della Casertana che ha fatto uscire gli attaccanti per il pareggio, ha messo due punte per vincere la partita, grande mossa, ora concentrati contro l'Altamura, che non sarà facile, Andrea Militello in Val di Catania.
Poi c'è un messaggio per Valesindi, si chiede Aurora da Praga le condizioni fisiche di Sturaro, se abbiamo notizie, per quanto tempo ancora ne avrà. Sì, possiamo rispondere subito. Allora, su Sturaro il Catania, ovviamente di concerto con i medici, ha deciso di fare una terapia conservativa, e questa terapia conservativa in teoria dovrebbe riportare in campo Sturaro cioè due mesi dopo l'infortunio. Chiaramente c'è poi da valutare il discorso del campo, l'impatto agonistico, perché chiaramente è un problema che può degenerare, può eventualmente rendere necessario l'intervento chirurgico. No, può rendere necessario l'intervento chirurgico. Quindi l'auspicio è che questa terapia conservativa sia efficace e che riporti Sturaro in campo, diciamo, due mesi dopo l'infortunio. Diciamo che è lo stesso infortunio che ha patito a inizio di campionato un altro giocatore del Catania, che ha un problema al ginocchio, credo, da Andrea, se non ricordo male. Grosso modo dovrebbe essere questo. A proposito di infortunati, e credo di anticipare la domanda di qualche nostro telespettatore, Lunetta, ieri ovviamente ha lasciato il campo anzitempo per un problema al flessore. Domani sarà sottoposto a accertamenti strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Filtra comunque un cauto ottimismo, perché si è fermato in tempo, ha subito percepito la possibilità appunto dell'infortunio, Lunetta, e quindi questo può aver contenuto il danno e quindi accorciato la prognosi per il rientro in campo. Ancora un paio di messaggi, poi ci fermiamo per il primo stop della trasmissione. Buonasera da Michele. Che squadra, non si vedeva una reazione così dal 2017, forza così che ce la facciamo per la B. Ivano da Mascalucia scrive: buonasera, vorrei fare un applauso a tutta la squadra per la vittoria di ieri e un consiglio a Patenè di esultare un po' meno in trasferta, e già di questo ne ha parlato poco fa. Buonasera a tutti, Asa è l'ultima, oggi spengo le mie 46 candeline, il regalo più grande, la vittoria del mio Catania, sempre nel mio cuore, forza Catania, by Fabio Bosco. Ragazzi, auguri. Siete sempre i migliori, auguri e un bacio. E ancora, buonasera, il Catania, nonostante le assenze e le vicissitudini, cresce sempre più e si sta convincendo della propria forza, ce lo scrive Anima Rossa Azzurra 63. Bene, bene, ci fermiamo qui, così magari io vorrei, se la regia ci segue, abbiamo appena due minuti prima della sosta, forse un paio di minuti ce l'abbiamo. Ieri Patanea, assieme al nostro Angelo Pandolfo, che sono stati in trasferta, ci hanno regalato alcune immagini, no, di questa loro trasferta. Sì. Una trasferta che racconta la partenza da Catania, l'incontro con il presidente Pellegra. E facciamo rivedere, allora. abbiamo questo filmatino che abbiamo messo, vedi? Si comincia dall'aeroporto di Catania. Sono circa le 7 del mattino e ovviamente eravamo un po' tutti quanti sonnecchiati, ci eravamo alzati alle 5 e incontriamo Ross Pellegra, col quale ci facciamo una bella chiacchierata, che con la promessa di non fare nessun tipo di intervista e anzi raccontarci delle cose così non prettamente calcistiche, ma lì in mezzo a questa intervista è venuto fuori anche questo racconto, questa non intervista, anche lo spaccato di un uomo che ama le tradizioni, che ama i momenti che lo riconducono e lo ricollegano alla Sicilia, alla sua infanzia, da un vulcano all'altro, perché siamo andati nel regno delle due Sicilie, che era una delle parti più affascinanti della storia dello scorso millennio, e siamo arrivati all'altro vulcano, che era al Vesuvio, e lì siamo approdati e siamo ritornati in un posto che ci ricorda tante sfide del Catania, qualche sassaiola, qualche momento degli anni 90, dove sicuramente qui tutti ricorderemo, dove il calcio era giocato probabilmente in altre latitudini. E qui siamo nei pressi della Reggia di Caserta, ma dopo ci siamo subito avvicinati allo stadio. Uno stadio che, come abbiamo detto, ci ha accolti bene. Vecchiotto, ma ci ha accolti bene. Abbiamo raccolto quelle che erano le informazioni logistiche del caso e siamo andati subito a vedere gli spogliatoi, abbiamo visto le maglie del Catania, la collocazione, come è cambiato il calcio negli ultimi 15 anni. Non ci ricordiamo che i magazzinieri li mettevano lì, così alla meno peggio, e a volte i giocatori in Serie C
lui lo ricorderà perfettamente, doveva andare a cercare la maglia, i calzettoni, ognuno si portava il proprio borsone. Ora trovano tutto già pronto. Ora trovano tutto quanto pronto, non so se la regia ha questo supporto di immagini, che poi sono quelle di tutte le maglie stese. Questo credo che non l'abbiamo, perché Catania L'abbiamo già fatto vedere ieri, però certamente è cambiato tantissimo. I giocatori una volta si dovevano preparare tutto quasi le loro oggi, cose, no? Oggi invece... Mezzogiorno e mezzo era già tutto quanto steso. No, l'organizzazione chiaramente è diversa. Forse anche giusto così. Ora i magazzinieri partono già la mattina presto verso lo stadio e giustamente preparano tutto l'occorrente affinché poi i calciatori vengano messi nelle condizioni migliori per preparare l'evento al massimo, concentrandosi solamente su quello che è l'aspetto del campo. Poi ci fermiamo, ci fermiamo no, ma ti voglio dire l'ultimo supporto, perché a fine partita siamo stati raggiunti da alcuni tifosi del Napoli. Potevamo vederlo anche dopo. Ah sì, allora, perché ormai l'abbiamo svelato, facciamo vedere. Allora, no? Ci hanno così consigliato un ristorante dove ovviamente lì c'era Peppino e poi ci hanno fatto vedere da vicino una maglia evocativa. Questi sono i piatti del finale di partita dove abbiamo brindato insieme a dei tifosi del Napoli che erano felicissimi, e quella è una maglia così storica, così evocativa, mi viene la pelle d'oca, perché è davvero il racconto di una città che in questo regno delle due Sicilie ama il calcio, ovviamente con le dimensioni di Catania e Napoli, ma allo stesso modo. Pazzesco. Siamo riusciti in un quarto d'ora ad accumulare 2 minuti di ritardo. Vediamo da qui alla fine a che punto arriva. Ci sfumano sicuro stasera. Esattamente. Allora, andiamo subito in pausa e poi torniamo ancora con Corner. Corrono i ricordi in studio, ma sono soltanto dei ricordi, sì. Patanè. Adesso torniamo di nuovo alla partita e magari fra poco apriamo l'analisi degli episodi. Alessandro aveva qualcosa da chiedere, da aggiungere? Ma soltanto evidenziare il fatto che queste partite, che definirei partite sporche, sono quelle che poi segnano la differenza alla fine della stagione. E sono parecchie nell'arco del campionato queste partite sporche, partite dove... la componente agonistica, l'ambiente, le misure del campo possono sicuramente indirizzarle in un certo senso, e la bravura della squadra di rango è proprio quella di ribellarsi a questa inerzia e portarle a casa in qualsiasi modo. Può essere una chiave di lettura questa, Davide? Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con la tua analisi. Ci sono delle partite che magari non si possono gestire dal punto di vista tattico, perché per fare una bella partita di calcio servono due squadre che giochino bene. Tante volte in questa categoria non è così, ci devi mettere mani, ti devi corazzare dal punto di vista del pareggio, dell'atteggiamento della squadra avversaria, e devi aspettare il momento giusto per far gol e portare 3 punti a casa. Davide, sembra facile, ma in realtà poi sul campo hai uno spessore importante? Non lo è, anche perché, se mi permettete, il Catania in questo momento ha delle defezioni, specialmente in mezzo al campo, di calciatori che hanno come caratteristica prevalente proprio questo. Di Tacchio, De Rose, Sturareo, sono giocatori che comunque hanno questa caratteristica e poi sono trascinanti per il resto del gruppo. So quanto è importante nel gioco di Mister Toscano questi giocatori, quindi avvalora ancora di più il fatto che chi li sta sostituendo sta dando un contributo importante. Davide, posso chiederti una cosa? Sì. Allora, insomma, spieghiamo a chi ci ascolta da casa che questa è stata una squadra costruita pensando, a differenza di squadre che si costruiscono guardando soltanto gli almanacchi. Qui hai parlato per l'appunto di un centrocampo così come lo vuole Toscano. Cioè, hanno guardato non soltanto il curriculum dei giocatori, ma anche lo spessore umano e quello del giocatore che aveva determinate caratteristiche. Credo che comunque chi abbia costruito la squadra, cioè
Daniele e il mister siano delle persone che comunque, oltre a delle caratteristiche tecniche pensate, abbinano anche il fatto di avere giocatori di spessore umano importante, e credo che comunque questa sia una componente fondamentale quando devi raggiungere un obiettivo alto, perché poi all'interno di questo campionato ci possono essere anche dei momenti dove le cose non vanno sempre come vorresti, e in quei momenti escono soprattutto gli uomini. Ecco, credo che comunque da questo punto di vista le scelte stiano dando ragione a loro, e speriamo che questo possa continuare per il proseguo del campionato. Conosce perfettamente, diciamo, quella situazione. Infatti stavo proprio per chiedergli, lo hai tra virgolette studiato da vicino quando eri a Gubbio e lui a Cesena, in generale comunque da attento osservatore la storia della Serie C è piena di titoli delle squadre allenate a Mimmo Toscano. Qual è quel qualcosa in più che questo allenatore riesce a trovare in tutte le piazze dove viene scelto? Diciamo che è un allenatore pragmatico, nel senso che riesce a, secondo me, a tirare fuori il meglio da ogni singolo calciatore, e riesce comunque a metterli all'interno di un sistema di gioco dove magari non ci sarà uno spettacolo per tutte le partite del campionato, ma bisogna fare risultato, lui sa fare risultato, e credo che comunque nella sua carriera lo ha sempre dimostrato. L'anno scorso mi ricordo il Cesena venne a Gubbio nelle prime giornate di campionato, un Cesena che non era partito benissimo, rimase in 10 dopo un minuto di partita con l'espulsione di Corazza. Quella squadra andò sotto, ma riuscì a pareggiare in casa nostra, e da lì acquistarono una consapevolezza e una forza che poi li portò a fare un filotto incredibile. Poi comunque avevano una squadra veramente forte per la categoria, che giustamente poi ha vinto il campionato, e credo che comunque le stesse caratteristiche le ha trasferite negli uomini che poi compongono la rosa del Catania. A Catania c'è una tifoseria innamorata perdutamente della propria squadra, che aspetta da tantissimi anni una dimensione più consona a quelle che è il blasone e la tradizione di questa città. Pensi che possa essere l'anno giusto, oppure essendo un progetto tecnico nuovo ci vuole tempo e non è detto che accada quest'anno? Allora, da catanese per scaramanzia non dico niente, però diciamo che comunque non vedo una squadra ammazza campionato, quindi questo può dare possibilità a una squadra che, anche se è stata costruita da poco, di poter puntare ad un obiettivo alto. Se noi guardiamo la classifica, dalla prima alla nona ci sono solamente 3 punti di distanza. Questo significa che comunque c'è un equilibrio importante, e quindi questo fare risultati, quindi puntare ogni domenica a cercare di muovere la classifica, sarà determinante per arrivare poi all'obiettivo. Davide, prima che andiamo in moviola, perché Gagliano, leggo già la sua scaletta ed è pronta la moviola. Sui suggerimenti di Vagliasini. Volevamo guardare un attimo la classifica. L'abbiamo già vista. La riguardiamo. Se è possibile, certo, riguardare. Adesso Gagliano Marano ci favorirà, Davide, la classifica. Davide conosce bene questo campionato, conosce bene le squadre. Al di là dei blasoni e al di là della classifica, mi dici 3-4 campi che apparentemente possono sembrare facili, ma dove il calcio insomma vive una latitudine con un coefficiente di difficoltà per chi, come il Catania, vuole trovare il risultato pieno, può trovare? Quali sono gli stadi o le squadre che maggiormente possono creare problemi ad una squadra come quella di Toscana? Ci sono delle squadre in questo momento attardate in classifica, come l'Avellino, che secondo me ha i mezzi tecnici per risalire la china. Quindi, intanto Davide, perdonami, aggiorniamo al momento 0-0 all'uscita tra Crotone e Avellino. Mi dicono che non è una gran partita fino a questo momento.
come del resto tante partite. Di questo campionato, però Avellino, andare a giocare a ritorno a Cerignola non è facile, andare a giocare a Cava dei Tirreni piuttosto che a Trapani, sono tutti dei campi ostici dove non è facile fare risultato, e quindi servirà molta pazienza, molta dedizione, aspettare, come ho detto prima, l'episodio giusto per sbloccarle. Allora, adesso vediamo qualche... Andiamo in campo. Qualche episodio, ma proprio qualche, perché fra poco ci dovremo... Ti ho tempestato di episodi. Partiamo dal primo episodio, che poi in realtà ci mostra come effettivamente sia un problema nato da un tentativo di corsa, quello per Lunetta. Andiamo al primo episodio da Moviola, guardate così, questo a campo largo e poi si ferma lì, all'incrocio delle linee che delimitano l'area di rigore. Siamo Lunetta. Al decimo minuto, sì. Lui penso che ha avvertito subito ciò che stava accadendo e vedete, alza il braccio destro e poi si va a sedere per non aggravare ulteriormente il problema. Sapremo domani, abbiamo detto prima, dagli esami strumentali, l'entità di questo infortunio. Sarebbe comunque una grave perdita se fosse a lungo termine, perché insomma è uno dei giocatori che è emerso di più in questo avvio di stagione. Possiamo vedere il prossimo episodio, che è un'occasione non sfruttata benissimo dal Catania, in particolar modo da Guglielmotti. Vediamola, eccola qui, da dove nasce, sì, questa azione. Montalto, poi stoppa, approfitta di un'incertezza, vede arrivare Guglielmotti, lo serve di sinistro, Guglielmotti rientra e poi di sinistro calcia sopra traversa. Posizione del corpo non ideale al momento del tiro, Davide. Il mancino sicuramente non è il suo piede forte, è un giocatore dalla grande corsa, sì, da un grande passo in quella fascia, in progressione, chiaramente, sì. Non è nelle sue corde il sinistro. Strano, però, che non abbia puntato ancora un passo e provata la botta invece potente col destro, probabilmente perché lì gli avevano già chiuso la diagonale. Pensi, Davide? Probabilmente sì, lì è questione di scelte, ha pensato di fare questo anche se dall'altra parte c'era un suo compagno libero che poteva essere servito. Vediamo il prossimo episodio. Scusami, c'è, sì, una considerazione di un nostro telespettatore, ci va dal volo e poi torniamo alla Moviola. Osserva e mi chiede condivisione su un pensiero, il fatto che Montalto appare sempre un tantino sopra le righe da un punto di vista comportamentale, prende continuamente cartellini e può essere un pericolo, insomma, nella sviluppo della partita. Una potenziale espulsione poteva essere. Pronti e via. Sono d'accordo comunque. Iniziata la partita, Montalto rischia già il primo cartellino giallo a distanza di pochissimi minuti dall'inizio della partita, perché commette un bel fallo, una bella randellata a centrocampo, pallone quasi distante, si disinteressa del pallone. Lì, francamente, l'arbitro, grazie, siamo ai primi minuti, ma questo è il calcio della Serie C, lo conosciamo. Però il comportamento anche successivo del giocatore ha indotto l'arbitro a tirar fuori il primo cartellino giallo, sarebbe stato il secondo se avesse già dato il primo per quel tipo di intervento. Un peccato, perché si è dimenticato le ragioni e il perché stava lì, ovviamente l'ex di turno magari sentiva in maniera particolare la partita, però poi saggiamente è stato sostituito, perché il rischio espulsione era sempre presente. Due domande da un telespettatore, rispondiamo al volo. E allora, dopo facciamo pubblicità. Sì, perché Fagiano ieri non era presente in panchina, perché ancora insomma, è sottoposto a un pit stop per rimetterlo perfettamente a sé, in sesto, e lo salutiamo. E poi lo aspettiamo, diciamo, assolutamente sì. E poi l'altra su De Rose, mi chiede il telespettatore se sarà disponibile per la prossima partita. No. I tempi di rientro di De Rose saranno ancora di un paio di settimane almeno. Precauzionalmente tre. Due, tre settimane. Tre. Beh, allora, mettiamoci d'accordo, facciamo pubblicità e dopo torniamo con la Moviola e poi torneremo anche agli amici a casa.
Rieccoci di nuovo in studio con Alessandro. Ripartiamo con la moviola, sì. Però cerchiamo di andare veloci perché abbiamo ancora 5 episodi almeno, sì, da evidenziare. Qui c'è un'azione, già siamo 1-0 qui per la Casertana. C'è questa lunga trama con la conclusione di Carpani e la risposta di Zanellati. Buona coordinazione, la battuta di Carpani, era difficile fare di più da quella posizione, Davide. Sì, certo, non era nel massimo della coordinazione, però aveva poco specchio anche. Un altro calciatore dalla qualità eccessa e soprattutto... Tu lo hai osservato alla Recanatese anche? Sì, no? Sì, ma è un prodotto dell'Ascoli, lui c'ha un senso del gol non indifferente. Ogni campionato comunque riesce sempre a fare 5-6 gol che sono fondamentali. Può giocare in un centrocampo a due? O non è il suo ruolo congeniale? Non credo che sia nelle sue corde, poi può essere adattato qualche partita. Più mezzala o trequartista? È più mezzala che trequartista, okay. Lì riesce a esprimere il massimo delle sue caratteristiche. Perfetto. Il prossimo episodio della Moviola è il gol del Catania, c'è il pareggio, l'1-1 e parte da questo momento. E qui parte un recupero di Verna, preziosissimo, poi c'è questo fraseggio, Verna che capisce che lo sviluppo dell'azione può essere a sinistra, e la palla scorre fino ad Anastasio che mette questo pallone delizioso, poi bravo Guglielmotti a tenerla lì con lo stop e avere la disponibilità per la battuta a rete, fatta molto bene questa azione. È molto simile anche all'azione del 2-1, sì, del Catania, diciamo, come da esterno a esterno. Da esterno a esterno, stavolta Guglielmotti però ha calciato di destro e si vede la sua condizione ideale, e poi gli si è aperto anche un cross perfetto. Manovra con tanti uomini che accompagnano la fase offensiva, Davide. Quello è... Guarda quanti ce n'è. È molto, molto importante. Poi è una classica giocata loro da quinta a quinta, in questo caso hanno avuto ragione, è stata una bella azione. 5 uomini in area di rigore, e questo è uno delle cose alle quali non eravamo abituati. L'anno scorso in trasferta li vedevamo in 5 partite, 5 esatto, uomini. Esattamente, se tutto andava bene. Vediamo il prossimo episodio, mentre scorre ancora questo dell'1-1 del pareggio. Devo dire che Anastasio ieri ha fatto una grande partita, poi magari ne parleremo più avanti, Alessandro. Siamo al prossimo episodio. Sì, l'episodio riguarda l'ammonizione di Carpani. Allora, questo non è fallo d'ammonizione, però è un'ammonizione da reiterazione di falli in pochi istanti, perché prima ce n'era stato uno di Luperini, che è questo. Sì. L'arbitro lascia giocare, poi Carpani entra sull'avversario, non è un fallo particolarmente rilevante, ma l'arbitro, ripeto, legge la reiterazione e quindi va a estrarre il cartellino giallo. È stato sfortunato Carpani a essere lì in quel momento. Anche perché eravamo nel momento in cui a calcio non si giocava. Fino al primo gol si è giocato pochissimo a calcio, dopo ancor meno. Il Catania provava a imbastire qualche azione, ma c'era davvero una interruzione costante a centrocampo. Devo essere sincero, l'arbitro di ieri è stato un buon arbitro, tra l'altro tra i migliori e tra i più in forma in questo periodo, tant'è vero che per 2 partite consecutive è stato eletto tra i migliori arbitri in questo periodo, ed è stato mandato a una partita che ovviamente non era di cartello, perché Casertana-Catania non è una partita di cartello in termini tecnici, però poteva essere una partita che poteva degenerare, e lui è stato bravo perché abbiamo parlato prima del primo fallo di Montalto, non ha subito estratto il cartellino giallo. Fosse stato l'arbitro di 3 settimane addietro a Catania rischiava l'espulsione. Ma quell'arbitro era uno specialista, però. Dei cartellini. La partita si giocava 7 contro 7 a fine partita, quindi buon arbitro. Allora, prossimo episodio. Vediamo un episodio che è una caduta in aria di Anastasio, ma l'inquadratura ieri lasciava un po' a desiderare. Siamo riusciti in qualche modo a ravvicinarla. No, secondo me non è rigore. Mi pare che incespica. Sì. Perde il passo, e quindi praticamente il giocatore finisce giù. Non mi sembra calcio di rigore. Niente. Rientra e poi magari secondo perde. Secondo te, Davide?
No, assolutamente, questo non okay, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo qui. Adesso vediamo il gol di Jimenez, che è un gran bel gol davvero. C'è una similitudine, abbiamo detto, con quello del primo tempo. Sì. Di, poi a margine facciamo anche una considerazione dopo aver rivisto l'azione. Sì, adesso la vediamo, magari la facciamo. Eccolo qui. L'azione che peraltro parte proprio da Jimenez. C'è questo fraseggio lungo il limite dell'area di rigore da destra verso sinistra. Carpani vede l'inserimento di Anastasio. Cross perfetto a tagliare la retroguardia della Casertana e Jimenez bravissimo a capire lo sviluppo dell'azione, la traiettoria, e va di destro comodo comodo e la mette in rete. Adesso se possiamo tornare all'inizio dell'azione, volevo farvi notare all'inizio una cosa sì, su cui poi la Casertana nel post partita ha protestato. E ora magari, eccolo qua, fermiamo l'immagine, bravissimo Gaetano, vedete sotto la panchina inquadrata c'è il giocatore Bacchetti della Casertana con la maglia numero 13 che 30 secondi prima dello sviluppo di questa azione era uscito al campo per un infortunio, chiedeva alla terna di rientrare subito, in realtà l'azione si stava svolgendo nella metà campo della Casertana, quindi dal regolamento non era possibile far rientrare Bacchetti con il palleggio, il possesso del Catania nella metà campo della Casertana. Quindi è tutto corretto, Bacchetti resta fuori, il Catania quindi realizza il gol in 11 contro 10 in quel frangente, quindi anche questo diciamo è un quid pluris di buona sorte che raccogliamo assolutamente con favore, anche perché se ci fate caso dove arriva il pallone che Jimenez appoggia in rete c'è un buco, è la posizione di Bacchetti lì, era la posizione di Bacchetti. Hai fatto bene a notare. Chiari analitici, Davide. Far notare questo. No, vabbè, questo è il calcio. Capitano tante volte queste situazioni. Loro sono stati, secondo me, poco attenti a non sostituire il calciatore che in quel momento era così da era fermare fuori il gioco e ripristinare campo, la parità. Quindi meglio per il Catania. Bene, allora abbiamo gli ultimi due episodi. Intanto un fuorigioco di Inglese. Probabilmente forse c'è. Forse sì, forse no. Adesso bisognerebbe di fermare ovviamente adesso, il momento in cui Jimenez lancia Inglese. È Inglese, probabilmente. Sembra più avanti. Quindi siamo andati a pescare. Eravamo Angelo, eravamo là, Alessandro. L'hai visto? Fuori gioco. Bene, c'è una discussione. Forse Inglese avrebbe dovuto fare il contromovimento per rimettersi in gioco e poi scattare, invece è andato dritto. O forse probabilmente Jimenez poteva dare la palla. No, Jimenez secondo me la può dare solo in quel momento. È Inglese che secondo me si deve liberare dal fuorigioco facendo il mezzo movimento e andando avanti. Non era facile. Che ne pensi, Davide? Sì, è scattato leggermente prima. Se magari il passaggio fosse arrivato un secondo prima l'avrebbe messo in gioco. Così si vede chiaramente, ma tu l'hai visto. Sì, l'hai visto tu. C'è la garanzia. Però poco dopo Vediamo questo gran gol. Andiamo a vedere. Veramente un grande gol. Perché il lancio è di Gherardi da destra. Guarda, facciamo vedere tutta l'azione. Sì, ecco. Cominciamo qua, Gherardi parte, alza la testa, vede lo scatto di Jimenez, lo mette nelle condizioni. Fin dove corre Jimenez? Sì, tocca, aspetta e poi Inglese che brucia sul tempo il difensore della Casertana, è tutto, l'azione è bellissima, ma anche la conclusione Inglese, non per la difficoltà del tiro ma per lo smarcamento, è molto, molto apprezzabile, Davide. Qui si percepisce perché ha fatto una carriera così importante. Guardate lo scatto e l'attacco, guardate dove è Inglese, guarda l'attacco al primo palo è fulmineo, determinante, non guarda la palla, non guarda sì. Niente, sa dove arriva il pallone. Davide, posso farti una domanda? Certo, poi mi prenoto per una e poi però vorrei fare vedere mentre facciamo parlare la domanda ai cugini. No, vorrei sentire i cugini, ma vorrei fare vedere l'immagine della vittoria di ieri del Siracusa. Assolutamente, no, ci arriviamo. Due domande però veloci perché già siamo in ritardo. Siamo già in ritardo. Gli attaccanti del Catania quando si allontanano da Catania segnano gol a doppia cifra. Questo è quello che è accaduto anche in questa stagione. Ma ti chiedo, un giocatore come Inglese non vale la pena aspettarlo? Già in molti lo davano come un giocatore quasi da archiviare dopo le prime giornate di campionato. Spieghiamo che nella Serie C ci vuole pazienza, ci vuole anche la possibilità di avere una struttura alle spalle e di conoscersi con i compagni di squadra. Ma soprattutto bisogna vedere anche lo storico
della carriera di un calciatore inglese. Negli ultimi anni non è che avesse fatto un numero così elevato di partite, quindi è normale ed è logico che comunque deve piano piano prendere una condizione accettabile e soprattutto calarsi in un campionato che forse non aveva mai fatto. Esatto, non conosce. Quindi è chiaro che comunque sono dei meccanismi che piano piano vanno oliati, ma è impossibile non aspettare un attaccante con questo pedigree. Davide, tu conosci bene Facundo Lescano perché lo hai avuto a Lentini, diciamo all'inizio di questa sua ascesa costante, no? Il Catania lo ha trattato quest'estate, sembrava a un certo punto addirittura vicino all'approdo in rossazzurro. La domanda che ti faccio è quali qualità in più avrebbe potuto portare Lescano a un reparto che oggi è composto in quella zona da Montalto ed Inglese, per caratteristiche, per prolificità, per difesa della palla. Ecco, vorrei capire da te questo tipo di proiezione dove avrebbe portato. Ah, intanto io lo ebbi proprio da Daniele Faggiano, che l'aveva preso al Parma e poi lo girò per due volte a noi alla Sicula. È un attaccante che comunque ha un senso del gol spiccato, è un attaccante che comunque per queste categorie è una certezza, una sicurezza, però comunque non credo che quelli che compongono il roster del reparto d'attacco siano da meno. Penso che ci sia stata la possibilità di poterlo trattare, poi il mercato, le dinamiche di mercato sono a volte sono impronosticabili. Assolutamente, quindi credo che il Trapani abbia fatto delle pazzie, delle follie, non solo per l'ingaggio del calciatore, ma anche per aver pagato un cartellino alla Triestina molto ma molto esoso. Allora, devo andare un attimo da Giulio. Parliamo di Siracusa. C'è un momento, ci dobbiamo un attimino fermare, perché Giulio ci deve dire una cosa importante. Perché noi ci fermiamo per qualche minuto, il tempo di un buon caffè, e torniamo subito da voi. A tra poco. Allora, come promesso, adesso ci dedichiamo anche un po' alla Siracusa di Davide, perché ieri avete vinto bene in trasferta 2-0 sul campo del Pompei, insomma una bella partita, no? Anche lì stiamo vedendo le immagini. Un altro campo molto caldo, con una delle contendenti alla vittoria finale. L'attacco, prima ne parlavamo, era c'è composto... Peppe Rizzo, era del Pompei. Sì, Rizzo, in avanti c'erano Di Piazza e De Luca, che sono stati fino a poco tempo fa calciatori del Catania. Noi in un campo dalle dimensioni, come vedete, abbastanza ridotte, ci siamo adattati a quello che deve essere lo spirito di questa categoria, cioè tanta corsa, tanta grinta, tanto carattere, e poi nel momento giusto abbiamo ottenuto la meritata vittoria grazie a un rigore sacrosanto di Maggio e ad un gol quasi allo scadere di Andrea Di Grazia, conoscenza catanese anche che mi saluti, Andrea che in Serie D, insomma, è un lusso, ragazzo di un talento spiccato, forse ha avuto meno nella sua carriera, forse anche qualche infortunio, qualche contrattempo, ma in Serie D, insomma, Di Grazia manco è un valore aggiunto. C'ha tutto il tempo e la voglia per riprendersi quella che secondo me gli spetta, cioè almeno una categoria superiore. Anche perché a Potenza aveva fatto bene l'anno scorso. Sì. Ha scelto di sposare questo progetto, questo come lo hanno, certo, lo hanno fatto in alto, in una piazza che comunque... Quella è Sarao? No, è Maggio. Ah, ok. In una piazza che comunque ha grande voglia di rivalsa e che vuole
tornare nei professionisti. Sappiamo che ci giocheremo la vittoria finale con almeno altre due compagini che comunque sono molto blasonate, come la Scafatese, che su 5 partite ha fatto un filotto di vittorie, e con la Regina, che comunque non ha bisogno di presentazione, una piazza dal bacino e dal valore calcistico seconda a nessuno in questi campionati. Però scusami, ecco, questo è il gol sì. di Andrea, ma la Bello. Cosa più bella della partita è la palla di Longo sì. che ai limiti del fuorigioco perfettamente. Sì, molto attuista, che comunque dà il senso di quanto questo gruppo è coeso, e la vittoria è un merito assolutamente a loro e al mister, che stanno facendo quanti un lavoro importante. Quanti spettatori di media portate al De Simone? Il De Simone è quasi sempre gremito, almeno sono 3.000 le presenze che noi stiamo facendo, e credo che comunque domenica prossima, in vista del big match con la Regina, credo che comunque ci sia un'affluenza ancora più importante. Parlavi di grande blasone, guarda che Siracusa non è seconda sicuramente alla Regina, non è seconda ad altre squadre, anzi assolutamente, è una società assolutamente che sì. Prima o poi dovrà davvero mettersi in testa di ritornare al calcio che conta. Speriamo che lo faccia prima possibile. Prima possibile. Prima possibile. Allora, al di là dei campanili ovviamente. L'arrivo di Zenga cosa può portare in dote? È un bagaglio in più per cercare di far crescere questa società, perché poi la vittoria del campionato passa sì da quello che si farà dentro al campo, ma anche da una integerrima conduzione societaria fuori dal campo. Ecco, chi dimostrerà di essere anche in un campionato dilettantistico più professionale possibile, secondo me ha le percentuali maggiori di vincere poi questo torneo. Vorrei andare dai cugini. Siamo tutti d'accordo, così sdrammatizziamo sì. un po' e cerchiamo di avere qualche sorriso. Ragazzi, stasera vedo che ci sono troppi giornali, ma tanti giornali. Solo sei. Possiamo leggere sei giornali. Saremo sempre veloci. Sì. Ma sempre veloci? No, sempre un quarto attenzione. Di Patanè ci stiamo. Un po' meno di Patanè, mi raccomando. Va bene. Allora, partiamo subito, così antrasera. La sfata tratta. Con il chianchiere dello sport, che intitola... La raggia di Caserta. Sì. Catania, sovrano in Campania. Sì. Il Granduca Guglielmotti, l'imperatore Jimenez ed il re d'Inghilterra espugnano Caserta. Oh, vediamo cosa hanno detto gli allenatori. Toscano analizza la gara con i campani. Dopo lo schiaffo iniziale, i ragazzi sono svegliati ed è stato meglio per loro. Altrimenti avrebbero continuato a prenderli, ma da parte mia. Giusto. Questa è una rosa con qualità e devono metterla in campo subito, prima di essere costretti a uscire per infortunio. Meglio le giocate fanno immediatamente. Quindi ovviamente subito, tipo 10 minuti istantanei. L'allenatore della Casertana Iori invece? 3 punti regalati. Cosa ha fatto il Catania prima del 2-1? Non è giusto che una squadra solo perché subisce 3 gol senza fare mezz'azione debba perdere la partita. Non è giusto. Jimenez è il man of the match. Oh, protagonista della vittoria è senza dubbio Kebab Jimenez. Sei sicuro che Kebab è il suo nome? Così c'è scritto. Forse preferenze alimentari. Per lui gol decisivo e assist meraviglioso. Il ragazzo è stato paragonato niente meno che al Pitu Barrientos. Oh, finalmente. Finalmente si torna a fare accostamenti con i grandi del passato. Finalmente. Dato che l'anno scorso erano stati quasi tutti paragonati solo a un ex attaccante dal cognome inequivocabile, Edgar Cani. Di nome, di fatto. Alcuni anche deceduti. Ma che partita ha fatto Raimo? Dopo la sua grande prestazione in Campania, i tifosi gli hanno fatto trovare avanti casa una guantiera di dolci al cioccolato a lui dedicate. Le Raimo di Napoli. Buonissime le di Napoli. Passiamo al resto del librino, perché come si può vedere dalla grafica. Non lo vediamo. Sì, proprio per questo, non lo vediamo. Noi siamo una bella grafica. Noi sì, la grafica nostra lascia a desiderare. Non la vediamo. 8 minuti. Allora noi facciamo da una grafica all'altra. Andiamo a vedere i messaggi, se riusciamo a sentirli e vederli. Aggiornando sul primo tempo, Avellino in vantaggio a Crotone 1-0 con gol di Sounas. Oh, bene. Allora, Giulia. Una domanda per il nostro ospite. Un saluto a tutti, una domanda per il direttore Mignemi. Ma è vero che quest'estate è stato vicino al Catania? Un saluto da Antonio. No, non è vero. Non è vero, notizia falsissima.
Poi, buonasera, settore ospiti, desolatamente vuoto per divieto trasferta. Vince il Catania, perde lo Sport. Marcello Mascalucia. D'accordo, però così... Ci sono dei precedenti, purtroppo. Ci sono precedenti, ma poi in fondo evitiamo tanti DASPO, evitiamo tante sanzioni, evitiamo tante multe, è vero. È una situazione anacronistica, ma vediamo che anche nei campi di Serie A a volte queste cose succedono ancora, e allora tanto vale avere le massime precauzioni. E sarà così reciprocità al ritorno, i tifosi della Casertana ovviamente avranno dietro di trasferta. È chiaro che sarà così, peccato, e prima o poi cambiano le cose. Ma così sarà ad Avellino, così sarà presumibilmente a Foggia. Ci dispiace. Ci sono tante piazze purtroppo. Però Alessandro, tra avere delle condizioni ambientali totalmente sfavorevoli, alle quali, voglio dire, anche chi va a vedere una partita può rischiare qualcosa da una parte o dall'altra, piuttosto che avere un divieto, vero che è una sconfitta importante, ma è anche vero che a volte il rimedio è migliore del male, quindi meglio così. Andiamo di nuovo da Giulia. Vincent scrive: buonasera, inizialmente partita un po' bloccata, mancava qualcuno per dare quello sprint in più. E ci pensa lui, Jimenez, ma anche Guglielmotti non scherza, che ne dite? Beh sì, sicuramente Guglielmotti è uscito solo perché era ammonito, Toscano correttamente inizio ripresa ha tolto due giocatori ammoniti per non restare in 10, ma Guglielmotti aveva fatto sicuramente una signor partita fino a quel momento. Jimenez abbiamo visto e commentato, c'è poco da aggiungere. Prime giornate di campionato, Guglielmotti penso che sia stato tra i giocatori con lui, maggiore, e Lunetta, esatto, lui e Lunetta sono quelli con e Di Gennaro quelli con il massimo rendimento generale. E quindi torniamo di nuovo ai messaggi. Ancora Giulia. Enzo scrive: buonasera allo staff di Telecolor, domanda rivolta esclusivamente al signor Angelo Patanè. Come ci si sente non poter far vibrare energicamente le corde vocali ai gol del Catania? Sicuramente una sofferenza sarà stata, esatto, per lui. Anche in questo caso però il rimedio è migliore del male, perché poi il rischio che corri. Esatto, abbiamo capito che atmosfera c'era ieri. Però li hai purgati, Angelo. Li ho purgati. L'ultimo messaggio. Sì. Buonasera a tutti, nonostante tutto, dopo aver perso un altro grande calciatore e andati in svantaggio, non ci siamo persi d'animo, abbiamo reagito pareggiando e passando in vantaggio. Bravi ragazzi, Michele da Milano. Bene, basta, un attimo, ci fermiamo perché vorrei fare sentire un minuto, ma proprio un minuto di Toscano, ieri proprio con Angelo Patanè, sentiamo cosa dice e poi ci fermiamo perché abbiamo le pagelle, le contropagelle e ancora... E le contropagelle. Esatto, abbiamo di tutto praticamente ancora, restate lì. Hanno interpretato bene la gara, l'unico rammarico è il gol preso. Una squadra dell'esperienza e della qualità che abbiamo noi, soprattutto nel reparto difensivo, si poteva evitare di prendere un gol del genere, però forse è stato il gol che ci ha fatto svegliare. Abbiamo iniziato ad alzare il ritmo, abbiamo creato 3-4 situazioni sia nel primo tempo, poi il secondo tempo dal punto di vista fisico la squadra è uscita fuori in maniera prepotente. Ci abbiamo messo anche qualità nel gioco, soprattutto nel reparto avanzato, dove Jimenez, Pippo e Roberto hanno fatto cose importanti. Il merito va ai ragazzi che hanno interpretato la gara, sono rimasti dentro la gara per tutta la partita, l'hanno voluta vincere perché la voglia, la determinazione che ci hanno messo alla fine ha portati a vincere una partita importante su un campo difficile. Queste le parole, facile, queste le parole di Toscano nel dopogara. Come promesso c'è la pubblicità, poi torniamo, preparatevi per le pagelle, il migliore, e poi avremo anche altre slide, altre grafiche con Alessandro. A dopo. Allora, torniamo da Giulia per i messaggi. Prima le pagelle, il migliore. Cominciamo dal migliore, giusto? Sì, il migliore, perché il migliore è proprio lui, Caleb Jimenez, con voto 8. Eccolo, finalmente il trequartista. Lo vedremo, prima o poi vedremo anche, diciamo, qui. In 19 minuti devasta le certezze difensive di Lori con un campionario di giocate di gran livello, che ne certificano la dotazione di un bagaglio tecnico superiore alla media.
Il gol del sorpasso sembra semplice, ma la bravura consiste nell'intuizione dello sviluppo della manovra, che peraltro avvia, e l'attacco con tempi giusti sul secondo palo. L'assist per Inglese è un ricamo per Palati sopraffini. Sembra in rampa di lancio. Invece andiamo alle pagelle complessive della squadra, iniziando dall'allenatore toscano con voto 7,5. Passiamo per il portiere Adamonis 6, 6 anche per Castellini e Di Gennaro, 7,5 Anastasio, 7 per Guglielmotti, Draimo 6,5 che prende il suo posto, 6,5 per Verna, 6 per Carpani, Gerardi 6, 6 anche per Luperini, 8 per Jimenez che lo sostituisce, 6,5 per Stoppa, 6,5 anche per D'Andrea che prende il suo posto, 5,5 per Montalto e Inglese 7 che lo sostituisce. Allora, non chiedo nulla ad Alessandro perché le pagelle sono due sue. Il gol che arriva e quello ci almeno sta. Almeno un punto in meno. Aggiungo un dettaglio su Jimenez a conferma di quest'otto che noi tre abbiamo auspicato in tempi non sospetti, tempi lontani, era la scorsa stagione, abbiamo visto questo ragazzo inizio campionato e lo abbiamo sempre detto, e questo per raccontare un po' anche come impaziente Davide, tu conosci le grandi piazze e perciò conosci quanta impazienza. Jimenez qualche settimana fa era un giocatore che probabilmente qualcuno aveva già storceva il naso. È un giocatore al quale va dato il tempo, anche perché avete un cognome spagnolo, invece lui è nato a Milano, parla benissimo l'italiano, ha ancora la Spagna nel cuore, è un ragazzo che era di proprietà della Salernitana, tu lo sai benissimo Davide, ma non ha mai giocato a Salerno, non è mai sceso sotto le latitudini del centro nord Italia e deve ambientarsi in un ambiente che un po' gli ricorda la Spagna, come capacità di calore, un po' è così distante da quel calcio diciamo minore come categoria e quindi con maggiore libertà che l'ho accompagnato finora, anche l'Atalanta, seppur una grande scuola, una grande palestra, è una squadra che ti lascia giocare, se commetti l'errore non accade assolutamente nulla. Diamogli il tempo e poi una grande sensibilità, abbiamo parlato di uomo, ha dedicato questo suo primo gol col Catania, era emozionatissimo, la mamma persa 7 anni fa, è un ragazzo che è venuto a Catania, ha la fidanzata che sta in Spagna, il padre che sta a Milano, lui adesso per la prima volta è a Catania, mi raccontava con passione questo approccio che ha avuto con questa città, che piano piano comincia a sentire un po' la sua, diamogli il tempo, ed è davvero una delle quelle interviste emozionanti che toccano l'uomo e non soltanto l'atleta. Vorrei recuperare i cugini in qualche modo con le contropagelle. Abbiamo visto le pagelle fino a questo momento. Torniamo dai cugini. Sì, siamo qua. Abbiamo visto che il migliore è Jimenez. Un breve giro dai campi lì in studio. Secondo voi qual è il nostro migliore? Jimenez. Patanè? Toscano. Gagliano? Toscano. Lancia le pagelle. Vediamo. Vediamo. Vai. Gioia della sagità. Di Gennaro 6. Idu solitamente, dopo aver pistiato, sappini che una mensurata a Merecci. Cosa che fa magari a casetta? Cerca di cancellare abitudine. Anastasio 7,5. E come il vento odo abbulare tra quelle fasce, lui in quello infinito silenzio due mali assist va avviando. E mi sovviene l'esterno. Così tra questa vittoria s'annega il pensier mio e il naufragarmi dolce in questo mare. Verna 6,5. Appare in crescita, nonostante sia a me c'è una banana. Guglielmotti 6,5. Gol ammuccato. Gol fatto. Gol sfiorato. Sostituito. Gioca una partita a telegramma. Raimo 8,5. Così come la struttura alare del Calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso, anche la sua struttura corporea in relazione alla faccia cave non sembrerebbe adatto a palloni, ma lui non lo sa e gioca a mosci partita! Jimenez 8! È l'ombre del partito! È l'ombre della vittoria! Gracias a él se festeggia con un gol a Portaleggia! E non solo, un assist against Cioccolatino
Que muestro de jugador! Mondato, knockout tecnico, sfodera mondanti ben piazzati e ganci belli potenti, dimostrandosi perfetto nella guardia e abile a schivare i coppi avversari. Avrebbe vinto l'incontro per KO, ma di sicuro si faceva gettare fuori. Glissi sei e mezzo. Toscano, a fine primo tempo, ci dissi, avanti, fatti il duflebo, viviti da damigiana di integratori e sua è la pressione buona, ciasi. Signa bello gol grazie a moscio di assist di Jimenez. E rimbare, nizzombare. Toscano, sette e mezzo. Pensa, su ci ha visto una fatto faro, mercato buono a Fagiano. E su non si ne rumbisse una partita. Nonostante mare agitato, naviga che è una bellezza. Comandante. Nessuno l'ha indovinato. Grandissimo. Comunque il giudizio è incontestabile, quindi esatto. Si può impugnare. Se lo sono presi di mira Raimo, nel bene e nel male, già la settimana scorsa. Nel bene. Però se lo incontrate glielo dovete dire in faccia, eh? Esatto. Già settimana scorsa se ce lo mandano, glielo diciamo. Se lo mandano, glielo diciamo volentierissimo. Le cose della liscia non parte oggi. E oggi abbiamo qualche piccolo abbiamo sei giornali, ma posso girare il computer così, ma non viene, esatto, non diciamo, ti viene bene, d'accordo. Cercheremo di recuperare abbiamo una domanda, dai, vediamo perché questa domanda. Abbiamo una domanda sul povero Angelo Patanè. L'anno scorso tutti consigliavano di mettere il giubbotto verde vomito. Sì, ora deve seguire in piedi tutta la partita, visto che appena si è alzato abbiamo fatto un gol. Quindi la prossima mossa quale sarà? Siamo curiosi. Ma da parte di chi questa domanda? Non l'hai detto? È la Sicuta Guerra Giovanni Ricchichi. Allora, il giubbotto verde vomito è stato al momento archiviato in attesa di tempi migliori. Stiamo cercando di alternare per capire quale potrebbe essere l'amuleto, ma ancora nel giro d'andata è tutto complicato, quindi stiamo testando soprattutto quelli che non indosseremo. Già uno è stato eliminato. Piano piano andremo avanti, ma tornerà. Però questa della telecronaca all'impiedi è una richiesta che arriva già da ieri durante diretta stadio. Quindi devo dire che ma io già che ci siamo. Ma eri all'impiedi perché hai perso la sedia, perché te l'hanno levata proprio. Però posso rispondere seriamente. No, ma vi rispondo serio perché è anche simpatico. Allora, seduti lì davanti alla postazione, ci siamo accorti che al primo gol e al secondo, dalle file inferiori, già c'erano persone che mi guardavano. e ci sono quelli. Mi ricordo una partita a Gela dove almeno 15 spettatori non si sono visti la partita, si sono guardati soltanto la nostra postazione. C'è un messaggio che ricorda quella partita. Esatto, si sono guardati tutta la nostra postazione fin tanto che poi è successo quello che è accaduto, ma ormai cose prescritte. Allora mi sono accorto che c'erano almeno 5-6 che avevano iniziato a guardare non la partita ma a guardare me, e allora ho pensato bene, se io sto all'impiedi, ho detto a Pandolfo che è bravissimo, mi metto tre passi indietro, quelli non mi vedono più, tant'è vero che i gol di dopo sono stati fatti al rallentatore e anche con la voce bassa. Ecco, ma tutto strategia, nasce, questa è strategia. In Sant'Antonio era pronto a scappare, pronto. Cosa volevi dire? No, io invece ho un super scoop. Vi ricordate la settimana scorsa la signora Anna? Sì, il messaggio Michele in crisi assoluta è tornata. Allora vi posso dire che la signora Anna ha circa 40 anni, quindi non ne ha 70, assolutamente no. Gliene abbiamo dati 30 in più, ma se torna Michele non glielo diciamo. Resta qua. L'ha sentito già Michele, quindi non ci sono dubbi assolutamente. Come? La domanda è come fa a saperlo Vagliasini? Perché ho incontrato il suo compagno che mi ha fermato al panificio e mi ha detto la verità. Alessandro, guarda, ci sono tanti messaggi, ce n'è uno di un signore che dice che noi non mandiamo mai il suo messaggio, in realtà il messaggio gira, ma probabilmente non lo legge, no, non riesce a leggerlo. Il problema è, ma questo Zanellato, ci chiedono, potrà essere reintegrato oppure no? Questa è la domanda, così soddisfacente. Ha già risposto Toscano sabato in conferenza stampa. In più vi posso dire che il Catania interverrà su quel reparto certamente a gennaio, quindi tutte le valutazioni sono spostate al mercato di riparazione. Beh,
Allora, per il momento si continua con si continua l'organico. Così. Allora, un paio di messaggi e poi apriamo, vediamo le gare. Molti, scusa, i telespettatori sì. chiedono di Alessandro Arena. Sì, la domanda è anche per... No, no, infatti ci stavo andando da Davide. Alessandro Arena che è passato da Catania, poi diciamo, ha fatto fortuna in altre piazze, soprattutto a Gubbio, dove Davide Mignemi l'ha visto praticamente fiorire perché è diventato un giocatore importante. Oggi fa la Serie B e anche si è ritagliato uno spazio importante a Pisa. Sicuramente, si sta meritando tutto questo. Fino a sabato è stato titolare nel Pisa, che capolista indiscusso, la Serie B, ed è un ragazzo che anche partendo dalle categorie molto inferiori, io lo ricordo in eccellenza, grazie a tanto lavoro e ad una immensa qualità, ha avuto l'opportunità di dimostrare anche nei professionisti che anche partendo dal basso si può arrivare in alto. Il piacere è doppio perché è un ragazzo della nostra terra, un ragazzo siciliano. Io sono stato solo un tramite nel dargli un'opportunità facendolo arrivare dai dilettanti, poi tutto il resto ha fatto lui e sono stracontento per quello che sta facendo e sono convinto che comunque può avere un futuro radioso ancora in essere. Prima che andasse a Pisa, sì, il Catania lo aveva cercato, ti aveva contattato per portarlo di nuovo alla base? Sì, ma allora già la Serie B bussava e con dei parametri veramente importanti. Il Pisa che poi lo acquistò non era l'unica, perché mi ricordo il Bari, mi ricordo anche un interessamento del Venezia, anche dall'estero comunque ci furono delle sirene, però il ragazzo giustamente voleva rimanere in Italia e per modulo e per noi dal punto di vista economico la scelta importante del Pisa è stata quella più giusta. Dicevo che Davide ha le caratteristiche di un enorme professionista, lo inventiamo noi, ed è anche uno che non racconta mai le proprie capacità, no, preferisci dimostrarle sul campo. Hai parlato proprio di Arena e non sei stato un tramite, sei stata una persona che ha creduto in questo giocatore, lo ha condotto con sé, lo ha accompagnato in un percorso importante. Altri tuoi colleghi avrebbero fatto i manifesti, invece sono felice che a volte l'umiltà è una delle doti che contraddistinguono le persone che sono comunque capaci e lo dimostrano sul campo. Bravo. Facciamo l'aggiornamento, Alessandro. Sì, Avellino che dilaga a Crotone 3-0, ancora Sounas e poi Patierno, e siamo al 20° del secondo tempo. Attenzione, perché chiaramente se l'Avellino porta a casa questo tipo di vittoria e di prestazione può iscriversi alla corsa della parte sinistra della classifica. Ma era impossibile pensare che quella squadra restasse lì. Forse lo sa, cioè, non lo immagina chi non vive quel tipo di realtà. Quella di Avellino è un posto dove si mangia pane e calcio, dalla mattina alla sera. Cioè, e non è pensabile che una squadra che ha avuto quei trascorsi e fino a qualche anno fa quel tipo di campionato potesse restare lì, perché devono smobilitare tutto e tutti allora o si mettono a giocare. E infatti hanno smobilitato tutto perché hanno ripreso, oltre all'allenatore hanno azzerato la dirigenza, tutto. Hanno preso l'allenatore della primavera, Biancolino, che tra l'altro è ex giocatore dell'Avellino, quindi uno che conosce bene l'ambiente e chissà, magari sia la scelta giusta. Allora, la signora Anna ci ha scritto e ringrazia Alessandro per aver precisato alcune cose. Gli abbiamo altre cose, regalato 30 dice anni. Dice di avvertire Michele. 30 anni abbiamo regalato. Di questa storia. Abbiamo insomma, detto l'età che non è. E dice anche Forza Catania. Un saluto sempre. Saluti ad Anna. A tutti noi. Ci dobbiamo fermare, ragazzi. Torniamo subito dopo. Restate insieme a noi a Corner.
ultimi 10 no, non prolunghiamo fino, niente. Va bene, non la possiamo prolungare la trasmissione, perché dopo corner, come sai, c'è la differita integrale di Casertana Catania con il commento di Marco Carli e anche il commento tecnico di Carlo Bre. E dei simpatici amici della tribuna stampa di Casertana. Esattamente, senza il materiale che abbiamo preparato. Ora vediamo, lo sfruttiamo, ti preoccupa, intanto lo mettiamo in onda. Facciamo un in bocca al lupo a Emanuele Pecorino. Infatti, che è stato operato al ginocchio, sì, e quindi speriamo che possa... Attuale attaccante del Frosinone, ha subito un infortunio di un certo rilievo, quindi gli facciamo un in bocca al lupo. Cosa vediamo adesso? Il calendario. Il calendario, andiamo a vedere il calendario. Lo vediamo insieme il calendario, perché il Catania giocherà in casa contro l'Altamura sabato 12 ottobre, ore 17.30. Domenica 20 ottobre, ore 15, Foggia-Catania. Catania-Latina, domenica 27 ottobre, ore 15. Giovedì 31 ottobre, ore 20.45, Turris-Catania. E domenica 3 novembre, ore 19.30, Catania-Messina. Vogliamo parlare del prossimo avversario? Parliamo del calendario. Prima del calendario. Okay, lo rivediamo perché ora ti assicuro che Toscano ha spento, quindi puoi parlare. No, puoi parlare. Invece non ti ascolto. Io parlerò con le mani sotto la nostra... Metti le mani sul tavolo. Sul tavolo. Sono tre partite senza turni infrasettimanali. Partiamo dal dato ponderale che... Mm-hmm. Mi sembra importante, tre partite contro tre squadre che stanno sulla parte destra al momento del tabellone, quelle sulla parte sinistra sono difficili. Ma posso dire che sono tutte e cinque? Sì, io dico, parlo delle tre senza interruzioni, okay. Perché poi la quarta e la quinta arriva di giovedì e la quinta arriva perché comunque è una stracittadina importante e quindi quello davvero un capitolo che può rappresentare un po' anomalo 19:30. Sì, io non so se poi stracittadina no, perché è un derby regionale, esatto. Derby ionico. Derby ionico, però voglio dire 19:30 io perché cercheremo di capire perché la mia personalissima ipotesi, sì, cioè teoria sui derby, però vabbè. La stracittadina è Lazio-Roma, Genova-Sampdoria. Straprovinciale, chiamiamola straprovinciale. Però quella è una partita che può rappresentare per l'uno o per l'altro ovviamente una 90 minuti che sfuggono a qualunque ipotesi. Quelle che precedono, le prime tre, invece arrivano di domenica, quindi hai la possibilità di recuperare forse per la terza qualcuno degli infortunati, De Rose magari. Qualcuno degli infortunati, prepararti con la Turris e sono cinque partite con squadre che stanno tutte a destra, tolgo Catania Messina per le ragioni che ti ho raccontato e sono tre partite che davvero saranno tutte difficili perché non ce n'è nessuno che regala nulla, Davide, però rispetto a Picerno, Monopoli, insomma Potenza o incontrare ora il Trapani sarebbe stato probabilmente un impegno ancora più complicato. Invece sulla carta trovi squadre che saranno super motivate, soprattutto quelle che vengono in casa del Catania, perché si trovano 20.000 persone e si galvanizzano da sole, però se sono tutte difficili queste lo sono un po' di meno, o no? Sì, poi chiaramente c'è il campo, chiaro, è una partita da giocare. Diciamo che l'Altamura è una neopromossa che a 7 punti in questo momento in classifica, una squadra totalmente rinnovata rispetto a quella che ha vinto il campionato di Serie D di qualche mese fa, ha qualche giovane interessante, però dico, se il Catania fa il Catania, credo che possa avere ottime possibilità di portare a casa i tre punti. Diciamo che comunque quella grafica che abbiamo visto potrebbe consentire, facendo i dovuti scongiuri, di ipotizzare un bel filotto di risultati positivi, e in questo campionato così equilibrato può fare effettivamente la differenza. Si vince con la continuità, vero Davide? Assolutamente.
assolutamente sì, la classifica lo dimostra, cercando di essere permanente e costante nel cercare di muovere la classifica ogni settimana, ti ritroverai sempre, sempre lì con questo, con questo equilibrio. Il campionato si vince con 2 punti di media dalla prima all'ultima giornata di campionato. E ancora è presto per fare una media. Ma in questo momento è 2, perché 16 punti sono le squadre in testa, 8 partite, quindi si sta viaggiando a 2 punti di media a partita. Se dovesse permanere questo equilibrio potrebbe anche essere. Sì. Ma invece Davide, scusami Dale, sì, 2 punti più almeno 1 rispetto alla prima in classifica, sì, ricordiamocelo. Certo. Più 1 perché a parità di punti potrebbero bastare se dovessero arrivare delle penalizzazioni. No, ricordiamo, ne parleremo a ufficialità. Lo ricordiamo, perché altrimenti poi ci dicono che non ne parliamo. No, che non ne parliamo. Ad oggi non c'è nessun deferimento, non c'è nessuna comunicazione ufficiale. Se dovesse arrivare ne parleremo, ovviamente. Certo. No, scusa, stavo facendo una domanda a Davide. In questo primo slot di partite il Catania ha dimostrato una grande tenuta difensiva, 5 gol subiti in 8 partite. Il campionato di Serie C, girone C, e penso alla Juve Stabia l'anno scorso, si vince innanzitutto avendo questa grande permeabilità difensiva? Ma io credo che comunque i campionati in generale, poi può essere girone C, girone B, si vincono con una grande compattezza, dimostrando una grande compattezza difensiva. Il mister è un decano, perché anche lo scorso anno il Cesena fu la migliore difesa del campionato. Mi ricordo Prestia, Silvestri, Cioff, che erano 3 baluardi difensivi, come lo sono Adamo, Donnarumma, che quest'anno sono titolari in Serie B. Come lo sono del resto in questo momento i centrali difensivi del Catania. Questo sicuramente è un valore aggiunto per arrivare ad un obiettivo importante come la vittoria del campionato. E il portiere, che diciamo poi è l'ultima mandata alla porta, tu lo conosci bene, almeno l'attuale titolare Marius Adamonis. Sì, ci puoi raccontare la sua storia e come è nato appunto il tuo interesse per Adamonis, per poi l'approdo a Lentini? No, lui veniva da un periodo a Catanzaro dove era praticamente il secondo, si intravedevano delle grandi doti ma ancora non aveva trovato la possibilità di dimostrarlo. Quanto tempo fa questo? Fu l'anno del Covid, 2020, 19-20. Sì. Era un ragazzo di giovani speranze, molto freddo, come si dice dalle parti di Bolzano, Sanduca non sura. Esatto. Bolzano del nord, attenzione, non Bolzano del sud. Sì, dal carattere molto, molto baltico. Baltico. E fece un grande girone di ritorno da noi, ma credo che lo stia dimostrando, perché anche la scorsa sua avventura a Perugia ha dimostrato di essere uno dei portieri più forti, secondo me, della Serie C, e credo che comunque in queste prime giornate di campionato anche a Catania lo sta dimostrando ampiamente. Abbiamo 2 minuti, vediamo a vedere il team Altamura. Vediamo il team Altamura, che è proprio il prossimo avversario del Catania, che ha 8 partite giocate, 2 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte, 6 gol fatti e 12 gol subiti. I marcatori sono 2 gol Leonetti, 2 D'Amico, 1 Dipinto e 1 Sabatini. E D'Amico lo conosce bene credo Davide Mignemi, perché l'ho avuto a Gubbio. No? Sì, è un ragazzo del 2000, un enfant prodige ai tempi dell'Inter e del Chievo nelle giovanili, era un ragazzo siciliano, anche lui palermitano, che ha sfiorato il grande calcio e poi si è ritrovato in queste categorie. Ha una qualità eccelsa, deve trovare secondo me ancora la sua dimensione, deve trovare continuità di rendimento che ancora non ha per imporsi in squadre, in categorie più importanti, però è sempre un elemento molto interessante. Temibile. Se possiamo tornare un attimo alla schermata prima di chiudere, volevo fare con voi una considerazione. Guardate il cammino dell'Altamura: prime 4 partite, 4 sconfitte,
Poi dal Taranto in poi sono 7 punti in 4 partite, di cui 2 trasferte con 2 vittorie consecutive, a Taranto e a Giugliano addirittura. Quindi insomma dà la sensazione di avere più facilità, più attitudine a giocare in trasferta, anche per il tipo di calcio che predica il suo allenatore Daniele Di Donato, un calcio molto speculativo che vive di ripartenze, vive di transizioni. Sei d'accordo con questa analisi? Sì, è una squadra che in casa non gioca su solo gioca campo, a Bari. Ma gioca al San Nicola. E è una squadra, come abbiamo visto, dal rendimento temibile in trasferta, quindi è una compagine da prendere con le pinze e con le dovute precauzioni. Allora, abbiamo finito davvero, Padre. Sì. Siamo oltre. Noi possiamo restare. In che senso? Cioè, nel senso restare qui? Noi continuiamo. Vale, la gente a casa guarda la partita. Beh, noi continuiamo a discutere, va bene, d'accordo. Allora, grazie a Giulia. Grazie a voi, abbiamo ricevuto un messaggio di saluti dal Marocco, ci tenevo a dirlo, io vi ringrazio, cioè noi tutti vi ringraziamo per l'affetto. Ci scrivono dal Marocco, scusami sì, Giulia, sì, dovresti dire, ci scrivono dal Marocco. Ci sì, abbiamo ricevuto ci scrive un Rocco saluto. Dal Marocco. No, no, ci scrive. Basta, comunque, ce la siamo preparati. Ringraziare per l'affetto. Grazie Giulia, grazie a Davide Vignemi, in bocca al lupo per il suo Siracusa. Viva il lupo, grazie. E speriamo di avere presto anche Walter Zenga, una di queste sere qui in studio, in collegamento. Proveremo dal vivo, perché Walter Lo so, però vabbè, non è facile. E sarà sempre dal vivo perché sarà in collegamento diretto, ci mancherebbe altro. Alessandro, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Grazie Padre. Devo ancora rido di Marocco. Non ridere troppo, allora io devo ringraziare i cugini che stasera hanno avuto qualche piccola... Abbiamo i 6 giornali, possiamo leggerli? No. Abbiamo finito, ragazzi. Vi abbiamo rubato Rocco dal Marocco. Grazie, devo ringraziare Gaetano Marano che è stato in regia, con ovviamente il supporto anche di Gaetano Iutica. All'audio c'è stato Massimo Ceraulo, prima ancora c'è stato anche Ottavio Longo, ma abbiamo lavorato tutti quanti insieme con Mauro Quattrocchi, che ha cercato di risolvere tutti i nostri problemi. Mi pare di non aver dimenticato nulla. Fra poco c'è la partita tra Casertana e Catania, che rivedrete in differita. Sabato c'è la partita, lunedì corner, anteprima e corner. Possiamo fare altro? No. Siamo a posto così. Buonanotte, grazie a tutti.